piacere, Giordano Perini, che abbiamo in linea telefonica, adesso vi dirò anche il perché lo abbiamo chiamato. Buonasera Perini. Buonasera, grazie a voi intanto per l'invito. Allora, Perini è padre di un ragazzo di 16 anni, purtroppo morto il 9 gennaio scorso alla stazione di Loreto. La vicenda la ricorderete un po' tutti, perché ne abbiamo parlato, l'abbiamo anche commentata, abbiamo riferito più volte anche di questa tragedia che si è consumata veramente in maniera inaspettata, improvvisa. E questo ragazzo era alla stazione di Loreto, aspettava il treno per tornare a casa. Lui frequentava come studente l'alberghiero Einstein e Nebbia, appunto, di Loreto, e quando è stato mutualmente risucchiato da un treno che stava attraversando la stazione di Loreto, non era prevista la fermata, era un Frecciargento, quindi naturalmente camminava anche a una velocità particolarmente elevata. E oggi il padre Giordano Perini ha fondato un'associazione in ricordo del figlio. Perini, non è passato neanche un anno da quella tragedia, ma lei non ha mai cessato di combattere, sia per sapere sino in fondo la verità sulla morte di suo figlio, sia anche per poter non dimenticarlo attraverso questa iniziativa. Intanto parliamo un po' dello primo aspetto. Che cosa vuol sapere lei? Che cosa ancora rimane, diciamo così, di oscuro di quella morte di suo figlio, così improvvisa, a 16 anni, veramente penso una tragedia inconsolabile, irreparabile. Allora, per quanto riguarda la tragedia, rimane all'interno, diciamo, di ognuno di noi, e soprattutto all'interno di me come papà e della mamma, tanta rabbia, perché se fosse per la procura di Ancona il fascicolo già è chiuso, archiviato. Io ho fatto opposizione, perché già dal primo giorno dell'incidente, vabbè, nonostante noi abbiamo saputo 2 ore dopo che era successo tutto quanto, e quando la scuola invece alle 2:10 sapevano tutti, non ci hanno avvisato nessuno, perciò siamo stati impotenti di poter fare qualsiasi cosa che un genitore per un figlio prova a fare. Siamo arrivati lì a cose già fatte, e ricordo benissimo che c'era un addetto della Polfer dove io gli ho richiesto subito le telecamere, perché le telecamere era proprio dove stava Mattia, coperto da un telo verde e la scatola nera. Ad oggi non c'è arrivato niente, tanto che la Polfer ci hanno più volte confermato che loro avevano visto l'immagine, e bastava che noi i genitori, tramite i legali, facessimo, diciamo, alla procura la richiesta. Dopo 6 mesi è arrivato il fascicolo della PM Bizzarri di Ancona, diciamo PM dove tra l'altro l'ho conosciuta di persona la settimana dopo l'incidente, e abbiamo chiesto nel suo ufficio le telecamere e la scatola nera, e lei ci rispose che per la scatola nera c'era bisogno di qualche mese in più, perché era una pratica un po' più lunga. E all'arrivo di questo, diciamo, di questo fascicolo parlava soltanto delle telecamere che non erano funzionanti, della scatola nera non è stata neanche citata, perciò noi proprio per questo abbiamo fatto l'opposizione, perché era discordanti le due cose: una di una richiesta della scatola nera che non è mai pervenuta, e l'altra delle telecamere dove avevamo e abbiamo testimoni con la Polfer che ci avevano detto che loro non avevano visionato le immagini di Mattia, e perciò bastava che noi le richiedessimo soltanto. Perciò io qui ci vedo, purtroppo è brutto dirlo, ci vedo qualcosa di non serio da parte della Ferrovia dello Stato, da parte anche della PM Bizzarri, che non si è comportata come tale doveva essere, perché una professionista doveva andare in fondo, invece ha archiviato, e io sto andando avanti con tutte le mie forze, con tutti i miei piccoli risparmi che ho, li investirò solo per Mattia. E perché è giusto che ci sia una giustizia, perché il treno non è stato neanche annunciato che passava
questo Frecciargento con 4 minuti di ritardo, non è stato né annunciato dalla stazione né annunciato comunque la campanellina, perciò Mattia sicuramente ha sbagliato a fare quello che magari tutti i giorni loro per prassi facevano. Però dietro la morte Mattia, che ha pagato lui ovviamente in primis con la morte, e dice anche secondo me delle responsabilità da parte del macchinista, perché non andava a 100 km orari perché si è fermato 900 metri dopo il treno. C'è la parte secondo me anche della scuola, delle responsabilità della scuola, del comune, ci sono delle responsabilità, penso stessi della Polfer con queste telecamere che sono scomparse, e sono delle responsabilità diciamo oltre a quelle di Mattia, perciò io non mi fermo lì, ma non è che lo faccio per una cosa economica, perché mi può dare quello che vuole, ma un figlio non ha un prezzo, non ha un valore, ma lo faccio solo per avere giustizia, e perciò io fino a quando posso arrivare ho chiamato le Iene, ho dato in mano alle Iene tutta la pratica, se mi davano una mano, sto aspettando la risposta da parte loro. Cioè io per essere un genitore normale, una persona umile, una persona che al mattino si alza per andare a lavorare come tutti quanti, non avendo conoscenze, che fino alla fine lotterò per Mattia, perché penso, scusi che un attimo mi commuovo. Ma è che ci credo, però, ci credo. Penso che è il minimo che posso fare. E la cosa che mi dilania, io è 10 mesi che non chiudo occhio, perché non sapere realmente come è morto un figlio, non avere niente, se è stato soccorso, quando è stato soccorso, noi non sappiamo niente. Noi le uniche cose che ci sono state riferite da quei due poveri ragazzi di 14 anni che hanno provato ad andare a fare qualcosina, ma poi loro stessi mi hanno confermato che il treno non è stato annunciato, mi hanno confermato tutti quei dubbi che potevo avere, con tutto, ripeto, che Mattia è stato il primo a essere distratto a, diciamo, a fare una cosa che non doveva essere fatta, ma lì ovviamente erano anche i stessi docenti che dovevano dire a questi ragazzi che non si devono attraversare i binari, o la scuola stessa che già ha 8 anni, che sanno che tutti i giorni questi ragazzi attraversano. Noi genitori purtroppo non potevamo saperlo, perché se nessuno neanche giù gli fa una multa quando attraversano questi binari, non c'è un custode, un personale, un poliziotto, un qualcuno della Polfer che quando attraversi, che comunque commetti un qualcosa di sbagliato, gli fanno una multa, noi genitori come possiamo venire? Certo, diciamo, perché suo figlio insieme agli altri suoi amici, compagni di scuola, stava attraversando i binari per raggiungere Al terzo binario, il terzo binario dove sarebbe Io infatti ho chiesto ma motivo perché attraversavate i binari per spavaldi, dico no, è una prassi, una consuetudine. Sì, arrivano alle 2 minuti, hanno la coincidenza dopo 2 minuti alle 2.04 col treno che viene da Ancona, perciò dicono che a detta loro che se passano per il pontino e fanno il giro no, perdono la coincidenza. Ovviamente io da genitore dico comunque sbagliato, preferisco che uno perda la coincidenza che rischia la pandemia. Ah certo. Perciò non è un attenuante, ecco, quella lì è una giustificazione che non ha senso. Quindi sia dalla la velocità del treno, sia il fatto che il treno non è stato segnalato o né avvertito che stava che aveva questi 4 minuti di ritardo e che stava arrivando, sia anche diciamo così le difettose misure di sicurezza della stazione. Lei dice tutto questo non è stato mai preso in seria considerazione, o comunque quello che si è verificato non è il quadro completo ed esauriente di quello che è accaduto quel giorno, e quindi esatto. Da qui la sua amarezza e coinvolge anche il comune di Loreto, perché la stazione non si può permettere senza che ci sia una vigilanza che la gente attraversi i binari tutti i giorni, magari per agevolare o comunque accelerare, diciamo così, i tempi. Esatto, io infatti l'associazione poi nasce proprio dietro a questa episodio qui, che io da papà la settimana successiva ho scritto 3 PEC tramite il mio commercialista, perché ho creato un'associazione a nome di Mattia, dove avevo anche proposto nell'associazione di poter dare a nostre spese un servizio a tutela di questi ragazzi che nelle stazioni dove non hanno controlli e li svolgevamo noi tramite dei ovviamente soci dell'associazione, perciò un'ora al mattino, un'ora un pomeriggio quando ritornano a casa
avevamo proposto alla Ferrovia dello Stato questa opportunità, non ci hanno neanche mai risposto alla mail, hanno ricevuto le mail e non ci hanno risposto per tre pecche di continuo, di seguito, e questo già manifesta ovviamente le loro responsabilità, perché se magari rispondendo o dare l'ok per far servizio ti darebbero la zappa sui piedi da solo. Infatti anche l'avvocato ci ha detto vabbè, sarebbero matti a risponderti su una cosa del genere, ma io l'avevo fatto principalmente per veramente per tutelare questi ragazzini, perché questi ragazzi purtroppo con la vita di oggi sono molto più distratti di quando magari eravamo più giovani noi, perché con questi cellulari, con questi benedetti, certo, chattano, sì, non si rendono conto. Sì, 5 ore in classe, gli negano il telefono, questi come escono giustamente rientrano nel loro mondo virtuale, perciò hanno necessità e bisogno, soprattutto quando vanno in quei posti nella stazione senza, diciamo, una transenna, senza qualcuno che ci sia lì, un custode che li guidano o che lì perlomeno gli fanno capire realmente il pericolo, perché altrimenti potrebbe starci un secondo caso, che mi auguro veramente di no, perché perdere un figlio dove te investi per la scuola, sai che parte da scuola alle 5 e mezza del mattino, fanno 7, 8, 9 ore per ritornare a casa alle 3 e perdono in questa maniera, non penso che sia giusto. Ecco perché io ce l'ho con la scuola, perché la scuola sapeva tutto già da 8 anni che questi ragazzi attraversano tutti i giorni, non è ieri che hanno fatto, diciamo, una bravata, perciò era una cosa sistematica, e questa è la cosa che mi dà tanta rabbia. Certo. Senta Perini, questa associazione si chiama Il Principe Mattia Perini, perché il principe? Il principe perché per me, come penso per tutti i genitori, è un figlio maschio, un principe, ma il principe è nato soprattutto il giorno che lui, gli abbiamo regalato un cappotto nero, e si era messo la lupetto nero, e la foto poi, prima che morisse il 2 gennaio, gli feci una foto io, che è quella che poi sui giornali, al cimitero, è quella che quando io ho fatto questa foto, ho detto Matti, perché lui non voleva farti fare le foto da me, proprio era al contrario. E io ho insistito la settimana prima che è successo tutto, ho detto Matti, oggi sembri un principe, io ho detto non puoi non farmi fare una foto, e ci siamo fatti le foto insieme, e poi la settimana dopo purtroppo è successo quello che è successo, e da lì io ho messo il nome Il Principe, perché certo, era il nome che gli aveva dato in quell'occasione. Sì. Senta Perini, lei ha fondato questa associazione, dice, un progetto che coinvolge le scuole, è nato anche collaborazione di tanti amici di Mattia, ecco, in che modo coinvolge le scuole? Ce ne vuol parlare? Che cosa vuole fare adesso con questa associazione? Allora, io ho creato questa associazione, come avevo detto, l'obiettivo mio era creare un'associazione per matti e metterci dentro anche il discorso di dare sicurezza ai ragazzi nelle stazioni, però questo non è avvenuto, però vado avanti per altri progetti, di cui uno era quello di Mattia, dove lui aveva il sogno, a parte con l'alberghiero, di trasferirsi fuori e fare il cuoco, però qui con me voleva aprire, diciamo, un locale per fare feste, compleanni per i ragazzi, i bambini, un po' per tutti, e questa associazione io l'abbiamo messa su con questa tipologia qui, perciò ho un'associazione dove vuoi fare feste di compleanni con lo spazio, facciamo catering e tutto quanto, quello che era il progetto. Poi il discorso delle scuole invece è una applicazione che ho tirato fuori, si chiama Chiama Mamma o Papà, che nei momenti, come purtroppo io ho avuto l'incidente di Mattia, che magari chi è andato a soccorrerlo non conoscendo chi era, chi non era, non aveva un recapito, ho creato un'app con un QR code dove vorremmo andarlo a presentare sulle scuole, ma non c'è stato permesso causa purtroppo Covid, e chi dovesse essere magari in una situazione di emergenza o di pericolo o un incidente, il soccorritore, vedendo un QR code o sullo zaino del ragazzo, sul braccialetto o sul casco se è col motorino, un adesivo QR code, basta che ci inquadra il proprio telefono il soccorritore, esce fuori il nome e il cognome della persona che sta soccorrendo e tre numeri di telefono, dove sì, può chiamare subito immediatamente i genitori, e in tempo reale, sempre con un unico tasto del cellulare, chiama anche i soccorsi, che potrebbe essere una buona idea. È una cosa bellissima che purtroppo però non c'è stato permesso
causa, ecco, Covid, non ti permettono di fare riunioni o presentarle. È una cosa, ho girato 4 regioni per trovare un'azienda che sposasse il progetto, perché altrimenti tutti vogliono venderti il software e basta, e alla fine ho trovato un'azienda qui in Umbria e con cui stiamo portando avanti questo progetto, che io lo reputo interessantissimo, ma oltre per i giovani è per tutti, è per un anziano, è per un papà, una mamma che lavora magari fuori in macchina, perciò è un adesivo QR code che può essere applicato ovunque, che all'interno in parole ci sono tutti i dati della persona che si potesse, ecco, si può trovare in qualsiasi di momento di pericolo. E in più, ecco, stiamo lavorando per fare, visto che lui fa 18 anni il 17 di marzo, e un libro su Mattia, sui sogni che aveva, sulla una biografia di Mattia, su il ragazzo veramente, ecco, chi era, chi non era, i sogni, e presentarlo, se ci riesco, perché ho contattato Bruno Editori come casa editrice, per poter fargli un suo libro. L'ha scritto lei, Perini? Io ho scritto, sto scrivendo una parte, poi c'ho anche una ragazza che poi è di Ancona, che faceva l'alberghiero, è un'amica di Mattia e fa parte dell'associazione, mi ha mandato anche lei qui un pezzettino di suo, qualche amico suo che vuole dire. Ognuno è il libro di Dio, essenzialmente, quello chi era Mattia, come l'ha conosciuto, che tipo di ragazzo era. Lui aveva una ragazza? Lui era, sì, aveva una ragazza, era fidanzato con una ragazza lì, penso di Monte Cassiano, se non ricordo bene il paesino, però aveva una ragazza e... Ho capito. Quindi fa queste feste, fa questo codice identificativo per poter, è una specie, diciamo così, magari ci mettiamo anche il gruppo sanguigno, così magari se qualcuno... No, c'è anche il gruppo sanguigno, Quindi ci sono tutti i dati utili, dovremmo farlo un po' tutti, portarceli dietro. Guardi, io penso, no, ma è la cosa, ripeto, sto studiando e ho chiamato un paio di aziende per farlo, se è possibile farlo su un orologio, un braccialetto che tutti quanti magari portiamo, perché io lo reputo importante per un anziano che potrebbe avere un Alzheimer, per un ragazzo, per noi di una certa età, diciamo. Io penso che è una cosa importante perché, ripeto, oggi lo reputo importante perché io... arrivare in stazione all'ora 4 e non poter fare niente per un figlio coperto da un telo verde dove non mi hanno fatto neanche avvicinare, io la reputo importantissima, perché magari alle 2.05 è successo l'incidente, io lo sapevo subito, alle 2.20 ero magari a Loreto, poi magari fosse, magari era morto ugualmente, però stavo lì, lo toccavo, lo vedevo, così non mi ero pace. Ecco perché ho voluto creare qualcosa per, ovviamente, e proporlo, ovviamente non è che c'è un business dietro, perché noi poi tolte le spese e tutto il ricavato ci faremo delle, ovviamente, donazioni mirate per aiutare o su qualche ospedale dei bambini o su qualche esigenza, su qualche scuola, perciò è nata a livello scopo no di lucro, no profit. Io perché non me ne intendo granché, ma il ricavato da dove proviene? Il ricavato, faccio un esempio, se sì. Noi con le applicazioni, che diciamo questa applicazione che tra l'altro sì, questa app che voi avete. Sì, questa app qui che è come se ogni cliente, ogni persona che lo farebbe, come se avesse un proprio sito, perché è un dominio, no? E gli costa 69 euro una tanto, ma una volta sulla vita. Su questi 69 euro a noi ci rimane un ricavato intorno alle 13 euro, ok? Il resto dove va? Va alla... il resto è la ditta che gestisce quest'app? Sì, perché loro poi caricano i dati, certo. Il dominio annuale non te lo fanno pagare, cioè certo. Comunque hanno dei costi. Certo. Però ecco, con il ricavato noi che facciamo? Tolti i costi, le spese che noi abbiamo, c'è un fondo che può servire alla scuola di Loreto, dare una borsa di studio, c'è una scuola, gli manca un defibrillatore, un chalet in spiaggia, gli manca un defibrillatore per aiutare magari i propri clienti in caso di emergenza. Ecco, andremo a fare delle donazioni mirate laddove riteniamo opportuno a nome di Mattia con la nostra associazione. Questo è il progetto con cui noi stiamo lavorando. Adesso abbiamo fatto un mercatino solidale all'interno dell'associazione, perché i compleanni non si possono fare, perciò stiamo facendo le palline di Natale, stiamo facendo i panettoni artigianali, e anche lì, ovviamente, tolte le spese di costi che si ha,
il ricavato viene messo proprio da parte per fare delle donazioni laddove noi riteniamo opportuno farle, dare una mano a chi ha bisogno. Ecco, questo è il problema. No, io lo sto ascoltando, ma lo sto anche ammirando, perché fare tutte queste cose significa avere veramente una grossissima motivazione, no? D'altra parte è quella di suo figlio. Il dolore che ho dentro, ci credo. Dolore dentro lo sto trasformando tutto in energia, a differenza dell'ex, diciamo, di mia moglie, che lei purtroppo è con farmaci, è chiusa in se stessa, perché giustamente la mamma è sempre la mamma. E io invece non voglio andare incontro alla depressione, non voglio andare incontro a altri problemi più gravi, e la forza che mi dà è alzarmi e fare qualcosa per Mattia, e solo così riesco a tenerlo sempre con me vivo, anche se poi realmente ti giri e Matti non c'è, però mi dà tanta forza e tanta energia a portare avanti i suoi progetti. Ecco, le leggo un comunicato che ci è giunto, perché noi trasmettiamo questa intervista anche tramite WhatsApp, oltre che su streaming, di Annalisa Silvestri, che ci dice: grande solidarietà a questo genitore, il suo dolore lo ha tramutato in aiuto per altri figli. È bello. E... Mi fa piacere. Eh? No, mi fa piacere, io è vero, è vero. E che mestiere fa lei? Per... Io commerciale, rappresentante, faccio sempre rappresentante. Benissimo, noi le facciamo veramente tanti auguri, e se uno volesse partecipare o dare un contributo, naturalmente voi avete dei recapiti a cui rivolgersi. Noi abbiamo, no? Abbiamo fatto anche un sito, Mattia Perini, APS.it, che sarebbe Associazione Promozionale Sociale. C'è proprio un sito dove lì c'è il mercatino solidale, c'è la donazione, c'è tutto quello che noi stiamo facendo e che faremo, perché è giusto che procediamo e mettiamo a conoscenza tutto quello che noi abbiamo in mente di fare come associazione. Sì, ma a parte che basta andare su Google e fare Mattia Perini e poi... Sì, Mattia Perini a Ancona, Palermo, Savona, APS, tre lettere, c'è proprio il sito suo e lì c'è tutto, trova tutto, pure su Facebook, il principe Mattia, abbiamo fatto tutto quello, ci stiamo facendo tutto, non dormendo di notte, puoi immaginare, no? Ogni idea è buona per poterla valutare con i ragazzi e le ragazze dell'associazione. Certo, certo. Benissimo, Perini, un saluto carissimo, noi ci conosciamo per la prima volta in questa circostanza, un saluto anche a sua moglie, naturalmente a tutti gli amici che stanno partecipando a questo progetto, a questa associazione, nel nome appunto di Mattia. Mattia, che poi facendo l'alberghiero amava anche quindi cucinare. Sì, era amante proprio della cucina. Appunto, sì, come ci diceva. Sì, a 15 anni finiva la scuola e andava a lavorare da Sandwich Time qui a Civitanova, all'uscita dell'autostrada, e si faceva tutti i 3 mesi di stagione lì. Un bravo ragazzo. Guarda, mi era innamorato veramente della cucina. No, ma soprattutto d'estate, che uno pensa, no, adesso mi diverto, esatto, lui andava a lavorare. No, lì infatti, come ho detto sempre, nonostante eravamo separati, era un bel rapporto, un grandissimo lavoro l'ha fatto la mamma, e io ho fatto i complimenti davanti a tutti, perché io, in certi momenti, soprattutto i primi anni che siamo separati, gli ha fatto veramente da mamma, da papà, da nonno, è una mamma veramente con la M grande, è stata veramente fenomenale. Non la voglio emozionare ancora di più, la ringrazio e ci teniamo in contatto allora, Perini, ci informi, noi magari ci risentiremo più in là per sapere e aggiornare su questa associazione. Grazie veramente di cuore per averci contattati. Grazie a lei, ci sentiamo, a presto.